E di nuovo buon San Valentino a tutti, bentrovati nella nostra mattinata di Mattina 9. Oggi inauguriamo appunto la mattinata parlando dell'amore, dell'intesa che unisce tutte le coppie. E oggi ci sarà un evento speciale, un evento particolare, perché sarà celebrata a Villa Lilia a Giugliano una cena spettacolo organizzata dalla società Wedding Luxury Drive. E ad illustrarci lo svolgimento di questa serata cena spettacolo abbiamo già accomodato i nostri ospiti al salotto di Mattina 9. Vi presento immediatamente Angela Galluccio, buongiorno, ben trovata. Buongiorno. Martina Basile, buongiorno. Buongiorno. Nicoletta Barbato, buongiorno. E Vito Brandi. Buongiorno. Allora, buongiorno, buon San Valentino anche a voi. Dicevamo che oggi sarà una serata veramente particolare, una serata che metterà al centro la complicità delle coppie unite appunto in nome di questa grande festa, la festa degli innamorati di San Valentino. Come sarà organizzata questa serata? Allora, la serata sarà organizzata come tutti gli anni, perché è un evento che organizziamo tutti gli anni. La nostra azienda, la Wedding Luxury Drive, che è un'agenzia che organizza eventi, che si è specializzata però su quello che è il Wedding Total Care, che è un matrimonio completo, organizza questo evento di San Valentino tutti gli anni, come le dicevo. Quest'anno in particolar modo a Villa Lilia, dove saranno nostre ospiti più di 160 coppie, e la serata si svilupperà su vari punti. E innanzitutto saranno presenti tutti quelli che sono i nostri partner, che metteranno in palio dei premi che hanno deciso di offrire alle nostre coppie. Poi ci saranno dei comici, gli ospiti saranno anche di altri comici di Made in Sud, e avremo lo spettacolo dei tessuti di Alessio Spirito, ci sarà Antonio Diana. E saranno presenti tantissimi altri ospiti a far parte della serata piena. Particolarità però di quest'anno, ci sarà un concorso, dei giochi a premi anche, no? Sì. Sì. Ne vogliamo parlare? Chi ne parla, ragazzi? Potrei parlarne anch'io. Sì. Allora, saranno presenti dei partner che metteranno in palio dei premi. E questi premi saranno offerti da questi ultimi a tutte le coppie. Clicca mi piace e vola, infatti, che cos'è? Cos'è Clicca mi piace e vola? È uno dei concorsi che sono all'interno dell'evento. Sì, hanno in premio questo viaggio da noi, dalla Wedding. E stasera ci sarà anche un altro premio molto importante, che ci sarà una coppia che vincerà il pacchetto Wedding Total Care, quindi verrà regalato proprio da noi. Per tutte le coppie insomma che tendono, che hanno la voglia comunque di convolare a nozze, ovviamente, cioè questa certo. È l'intenzione, però vediamo Claudio e ascoltiamo anche... già convolate a nozze, magari vogliono prima convivere, però... Vediamo se tra il pubblico partenopeo c'è qualcuno, come festeggia questa giornata e come sente la festa degli innamorati, ovvero di San Valentino, attraverso la nostra Vox Populi. Ascoltiamola. 14 febbraio, festa di San Valentino e festa degli innamorati. Oggi siamo scesi qui a Via Toledo a chiedere ai napoletani cosa pensano di questa festa e come festeggeranno con la loro dolce metà. È una bella festa, non te lo ricordo. Come festeggerete? No, in realtà già abbiamo festeggiato, da ieri abbiamo festeggiato, siamo andati fuori e ora stiamo tornando. Allora, è una bella festa, però solo se sei fidanzata, se sei single no. Perché? E perché se sei single ti deprimi, perché vedi tutti i cuori, fiori, amore di qua e di là, baci, e poi tu sei l'unica che non ha niente, tranne l'affetto dei genitori che fanno i piccoli regalini. Ma guarda, niente, oggi vado a lavorare, non è che mi interessa molto. Cosa ne penso? Che mi fa un po' senso. Perché? Come festa, non mi piace, troppe sdolcinatezze, no. Quindi facciamo un appello a questi fetenti che oltraggiano le donne, fanno tante di quelle cose, è una cattiveria enorme. Quindi, cioè, io ho mia moglie qua, sono 60 anni che siamo assieme, l'ho sposata 4 volte e la sposerei ancora di nuovo. Ma la sposerei ancora. San Valentino penso che è una festa comunque per gli innamorati, però la vedo una festa per ragazzi. No, per me è interpretata male, perché festa degli innamorati, ma gli innamorati mica è soltanto la coppia.
tanti pareri diversificati, c'è ovviamente chi non apprezza questa festività e invece chi la apprezza propriamente tutti i giorni. Ovviamente io prima mi sono soffermata su un dato, solitamente chi festeggia il San Valentino guarda lontano, guarda comunque ad un matrimonio, e prima appunto si parlava di questa offerta, no? Di questa società, certo, della Wedding Total Care, sì, la possibilità di raggiungere in tempo breve il matrimonio, perché sappiamo che oggi è molto difficile, ci sono problemi davvero economici anche, invece proprio voi date per la possibilità. L'azienda ha creato questo pacchetto Wedding Total Care che costa soltanto 19.900 euro alle coppie, comprende il ristorante, la location per 100 persone, servizio fotografico, l'arredamento, le bomboniere, le partecipazioni, il servizio fotografico, anche un viaggio compreso. Ti sei convinto? Abbastanza, sì. Poi magari... Con noi sposarsi si può. Diciamo che la cosa importante e bella è che in realtà non sono coppie, non sono clienti, diventano amici. Io sono uno degli ultimi arrivati in azienda e la cosa molto bella è proprio questa. Arrivano dei ragazzi, molti sono giovanissimi, e diventano amici. Cioè, stasera non stiamo organizzando una serata, un evento per dei clienti, ma per degli amici. Certo. E diventa molto bello. Che abbiano già deciso di sposarsi o meno, perché poi qualcuno... si è avvicinata a noi, sta capendo, sta iniziando a vedere, però... Ma diciamoci anche comincia... la verità, che questo genere di eventi, comunque si conoscono tante persone, è una festa, c'è tanta gente, vogliamo dire anche che è una possibilità di incontro tra coppie future magari? Diventiamo una famiglia per le coppie noi, perché ci chiedono magari un consiglio, ci chiamano la sera, siamo un punto di riferimento per loro. Quali sono le richieste più frequenti che le coppie appunto vi propongono, no? Per promuovere magari altri eventi? Noi, il primo evento che riusciamo ad organizzare subito dopo il matrimonio è il battesimo. È il battesimo. E poi c'è il primo compleanno. È il battesimo, sì, è il primo compleanno successivamente. Da quest'anno abbiamo avuto anche un boom per le comunioni. Infatti siamo riusciti ad organizzare tantissime comunioni. E vorrei salutare innanzitutto, soprattutto i bimbi, che ieri anche era carnevale, e festeggeranno la loro prima comunione con noi. Ci sono anche delle novità, no? Sì. Che l'azienda riserva. Ogni anno naturalmente cambiano anche un po' le tendenze, no? Anche i festeggiamenti, non so, mi viene in mente per esempio la festa di Halloween, che qualche tempo fa non si festeggiava, oggi sì. Ci sono anche delle trasformazioni in questo genere di festività, ecco. Ci sono delle novità anche in campo? Sì, diciamo, per quanto che riguarda l'azienda. Noi siamo sempre in movimento, perché cambiano le tendenze moda sia per quanto riguarda i matrimoni, le comunioni, le feste. Stiamo cercando di allargarci anche ad altri tipi di eventi. Abbiamo introdotto quest'anno le comunioni, ma ci sono i diciottesimi, e abbiamo un gruppo di lavoro che non solo è molto affiatato, ma si aggiorna sempre di continuo sulle tendenze. Anche perché le tendenze vengono anche dall'estero a volte, no? Molto spesso sì, ecco, come Halloween. Esatto, prima. Cioè, mi viene in mente Halloween, ma sicuramente... Intanto, stasera, ma anche i matrimoni hanno molto, sì, stanno prendendo molto, molto da l'estero. Americanizzati. Sì. Certo, ragazzi, più, anche più lo veloce. Stesso San Valentino. È diverso adesso il San Valentino. Sì, è cambiato. Non è più tête-à-tête. È cambiato, e poi comunque è una festività che viene dall'estero. Ecco, in che modo è cambiato secondo te? San Valentino, no, non è cambiato, è comunque una tendenza estera, noi comunque è una festa che abbiamo preso. E viene comunque festeggiata in maniera grandiosa. No? Sì. Intanto stasera a Villa Lilia è tutto sold out, è tutto già prenotato, c'è qualcuno che ha ancora la possibilità di prenotarsi in questo momento? In realtà no, abbiamo okay, terminato tutto. Ok, allora buona serata evento a tutti gli innamorati che si recheranno a Villa Lilia, al Giuliano, con questa cena spettacolo organizzata, lo ribadisco, dalla società Wedding Luxury Drive. Grazie ai nostri ospiti e ancora buon San Valentino a tutti. Vi saluto Angela Galluccio, Martina Basile, Nicoletta Barbato e Vito Brandi. Grazie per essere stati con noi. Grazie ancora. Ci andiamo di cuore, stasera? Sarebbe da dire. Ci andiamo? Andiamoci. Andiamo. Ma no, è tutto sold out. Però per noi è un'eccezione. Per voi c'è posto. Per noi c'è posto, Claudio. Va bene. Pubblicità.